Ora si pensa a governare. Con il giuramento del sindaco e il primo consiglio comunale, a Latina è iniziata ufficialmente l'era targata Matilde Celentano. C'è tanto da fare, tante le priorità indicate da chi guiderà la città per i prossimi 5 anni. Innanzitutto il decoro della città, perché come tutti possono vedere la città è in uno stato di abbandono, e poi di mettere in moto l'economia della città, perché tra crisi economica, Covid e tutto il resto, l'economia della città è abbastanza bloccata, sia sotto il profilo dell'edilizia sia sotto il profilo commerciale. E poi c'è il rilancio ulteriore dell'università in centro, che credo che sia uno dei motori culturali ed economici della città. Siamo tornati in amministrazione dopo un periodo di commissariamento, la città ha bisogno di ripartire, c'è tanto lavoro da fare, quindi saremo presenti, compatti e al lavoro fin da oggi. E la priorità sicuramente è il decoro e la manutenzione degli edifici scolastici. Abbiamo una situazione abbastanza disastrosa perché la città è sporca, è abbandonata in tutti i suoi quartieri, quindi c'è da lavorare molto. Cercherò di dare il mio contributo in termini di esperienza e professionalità amministrativa e politica. Questo è quello che voglio fare per rilanciare sicuramente questa città che ne ha davvero bisogno. Le priorità sono quelle che dicono i cittadini in questo momento, cioè il decoro urbano sicuramente è la cosa principale, poi bisogna mettere mano sicuramente a tutto quello che c'è nel welfare e nel sociale. Dall'altra parte della barricata i consiglieri di minoranza, che hanno annunciato un'opposizione priva di pregiudizi e non ideologica. E già nel primo consiglio comunale non sono mancati i primi scontri. Non un'opposizione ideologica, prioristica o con dei pregiudizi, ma stando sulle cose concrete che interessano alla città. Sono tanti i temi che, appunto, su cui si è iniziato a lavorare in questi anni, e noi chiaramente cercheremo di garantire anche questa continuità amministrativa. In particolare penso al PNRR, a tutti i progetti avviati che non possono essere dispersi. La parola d'ordine è sicuramente attenta vigilanza, controllo assoluto, ma anche atteggiamento propositivo e costruttivo, perché vogliamo veramente partecipare al miglioramento della nostra città.